Benvenuti ragazzi sul canale PG Passione Games. Che sabato oggi! Oggi, Madonna ragazzi, che sabato! Tre episodi mai registrati in una giornata. Cosa succede? Domani due, cinque episodi in 2 giorni. Mi sembra che sia diventato un lavoro. A parte gli scherzi, questo video l'ho voluto fortissimamente perché ho la netta impressione che non riusciamo a arrivare al 25. Finendo questa carriera, io spero che magari questa carriera ci dia almeno una soddisfazione e che eventualmente, se non ce la faremo, la finiremo in qualche modo, faremo qualche simulazione. Vi ricordo che con FC 24 non ho vinto neanche un titolo, cosa che invece con FIFA dell'anno precedente, con il Comula Champions, si finse. È vero, sì, sono salito di categoria con il QPR, ma non ho vinto la Serie B inglese, sono arrivato secondo. Quindi io cerco in maniera fortissimamente cercare di vincere con Galatasaray qualcosa. Intanto siamo in coppa, giochiamo il ritorno, l'andata è andata come è andata, giochiamo contro di nuovo il buon Balotelli, come sempre l'episodio vedrà di due partite complete senza tagli, con strafalcioni da parte del faccione. Andiamoci un po' a vedere. Allora, la squadra dell'Adana la conosciamo, l'andiamo comunque a vedere. Mi sembra la solita dell'andata. Mendoza e Yusuf con Akaba sono alle spalle di Balotelli. Il capitano è sempre Simil Guler. Ci sei sempre in panchina. Quindi la squadra è sempre la solita. Una vittoria e 4 sconfitte di fila. Quindi non è che sia il non plus ultra. Mentre noi abbiamo la squadra fortemente incerottata. Allora, Sanchez non ce la fa, Con non ce la fa, ed è qui ragazzi, Vinicius non ce la fa. Bisogna mettere come attaccante chi si mette? E bisogna mettere coso? Addio, ecco. C'è? Depay non ce la fa, Martens non ce la fa. Poi Zaniolo, ragazzi, è partente. Quindi Martens lo mettiamo qui. Oh. Ah. Mettiamo così, Martens alle spalle di Depay, si fa già titolare. Poi Zaniolo lo mettiamo in panca e facciamo giocare Knezevic, gli si dà fiducia. Poi abbiamo Ziyech, gioca di qua e così si fa riposare Zaha. Koke, ragazzi, Koke bisogna farlo un po' riposare. Ma come si fa a far riposare Koke? Lo mettiamo al posto di Torreira, no, al posto di Zaniolo. Mettiamo Zaniolo qui, però Zaniolo si lascia fuori. E mettiamoci Kudlu, così giochiamo un po' così. Dembélé lo mettiamo nel secondo tempo. Ok, poi Sanchez non può giocare e bisogna giocare con Laporte, Demiral. Kun lo mettiamo in tribuna e gioca terzino destro, si mette lui e poi è sinistro, ma vabbè, anche lui non ce la fa più. E poi non abbiamo più giocatori, mettiamo lui. Vasquez, mettiamo così, vai, eccolo qui. Bulldum, si fanno, se no che ragazzi ci abbiamo le bue. Vabbè, in panchina portiamo qualcuno al posto di Vinicius, lasciamolo sta, mettiamo lui, Demiroglu. Ma come si fa a giocare con questa gente? Vabbè, abbiamo la squadra veramente a bue, la stiamo sfruttando tutti. Giochiamo il 21 dicembre in notturna alle 20:30, l'arbitro è il signor Feridum Dokan Kan. Meno male che il terreno è buono. Se no, ancora peggio. Come sempre, questo video troverete condiviso sulla pagina Facebook e sul gruppo Facebook FC Community Italia, del quale appunto il canale è amministratore. Lo so, un palio un biglietto perché come siamo andati? All'andata si è vinto 1-0, eh? 1-0 e basta. Anche se potrebbe non essere sufficiente per garantire loro la qualificazione. Vai, Knezevic, mettici il piedino, eh? Bravo, Ziek. Di partenza per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4. Ah, dai! Che gol! Casuale, 1-0. Chi è questo? Ah, il centrocampista ha preso il Poglu.
Oh, che gol questo qui, che pasticcio della difesa, guarda là, qui bu, guarda, il portiere non esce, il portiere non è uscito, 1-0 per noi, partita subito in salita per i nostri avversari, per Balotelli, tra le altre cose ragazzi, Balotelli probabilmente cercheremo di portarlo via alla Dana, cercheremo di portare, perché noi abbiamo un po' di soldi, cercheremo di portare via Balotelli alla Dana. Occhio al subito smentiti. Cercheremo a gennaio di fare un po' una trattativa per vedere se si riesce a portarlo via. Ragazzi, si butta, si finisce in 10, se no questa. Ah! Non è solo. A metri per andare. Non si passa. No! Aio! Mamma mia, cosa ha sbagliato Mario. Portiere. Tra l'altro, se Balotelli in Turchia ha sempre fatto bene, eh. Vai, Torreira. Memphis Depay. Ah! Piccante e sventa il pericolo. Non ha più segnato, si vede che. Sale il pressing. Addio. C'è solo Balotelli, Balotelli! Aio, Ottima posizione qui. aio! Mamma mia, l'avevo vista dentro, l'avevo vista. Non L'avevo vista dentro. hanno due reti di svantaggio, non possono permettersi certi errori. Forza, forza. Bravo. Occhio a Mertens. Ma siamo un po' sempre. Ecco Balotelli. Aio. Aio. Erdogan. Bravo. Personalità ha fermato la Vai palla. De Mirada, non ce la fa più. La strada è libera, può andare. Ah, anche Mertens ha fatto una grande prestazione a Copenaghen, però siamo un po' tutti al burro. Bisogna far recuperare qualche giocatore. Soluzioni, occhio. Spezza Bravo. senza difficoltà il tiki taka. Gnezvic, grande prestazione. Tocco per Depay. Ah, ma cosa credeva? Andare in porta Depay. Credeva di andare in porta. Tentativo di pressing qui. Aio! Può andare in porta No! qui. Manca Va col tocco sotto. Dai ragazzi, va ancora più una, pressione, uno. non molla. Gol di Balotelli. No, Mendoza, non Balotelli. 1-1, che errore! Che errore, che errore, chi è che esce? Torreira non ce la fa più. Sono tutti al burro, la squadra è veramente esaurita, esaurita. Non Con abbiamo ricambi. un 1-1 grande ragazzi, tutto per portiere il momento siamo sempre avanti, eh. apertura. Hanno pareggiato dunque 1-1. Non c'è più finisce la Un prima po' da parte. rivedere. Si sta prendendo troppi gol e oggettivamente, insomma, ci sono le squadre. Guarda là, Ziyech non ce la fa più. E chi faccio giocare poi? La Porta non ce la fa più. Aurelio non ce la fa più. E qui ragazzi, come faccio io? E mettiamo lui. Depay non ce la fa più. Depay, mettiamo l'attaccante, il bimbo, dai. Mettiamo lui. Proviamolo. Tra l'altro se è fisicamente grosso. Seconda frazione di gioco. Cerchiamo di portare a casa il risultato. Non usciamo dalla coppa ora perché se no... Ma chi? Mamma mia! Mamma mia! Io. Ecco Balotelli. Bravo! Ma più veloce! Ah! Qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Vedo un po' smosciute. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Può guadagnare metri e sfruttare lo spazio. Bravo! 1-2. Ah, rigore, no, Sulla palla, è andato sulla palla. Gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina. Gnezevic. Sta giocando maluccio il bimbo. Momento del cambio. Portiere che non si scompone nemmeno, c'è questa girata aerea. Vai, Gnezevic. Corri che sei veloce, sei bimbo, sei.
touche, si riparte con la rimessa laterale. Dombele. Al tiro, nessun problema su questa Ma che tiro è? Nah. Ci mancano proprio giocatori. Aio! Aio! Mamma mia, cosa ho visto? Che errore di loro, sono poca roba, eh. Per lui che non si riveli decisivo. Dombele. Bravo. Vai Knezevic. Mamma mia. Palla buona per Mertens. Mertens, peccato. È sfatto anche lui. Ripartono in campo aperto. Sotto. Entra sulla palla in due. Schia grosso qui, l'arbitro. Come è espulso? Ma no, ha fatto una sulla palla, è andato. Il ballo sulla palla. Niente cartellino giallo. Bravo. Diventa il pericolo qui. Ha spazio per andare. Aio! Mamma mia. Chi esce? Mertens non ce la fa più. Zaha. Ragazzi, Zaha gli fanno fare trequartista. La punta. Tutto. Lo proviamo da tutte le parti. No. In mezzo. Ottimo il recupero del portiere. Senza difficoltà. Karsdorp. C'è il pressing. No, via. Vogliamo perdere. Attenzione, è una possibilità. Mamma mia, cosa ha sbagliato Balotelli. Knezevic ce la fa più. Cook, bisogna giocare. Mamma mia, cosa ha sbagliato. Bisogna difendere il risultato. L'1-1. Siamo avanti, ma quanta fatica. La porta. Bravo. Dagliela. Ancora 5 minuti da giocare. Palla con un intervento pulito. Addio. No! Lancio ben calibrato, può far male da lì. Eccoci. Ha trovato il gol del finale che ha consentito di pareggiare. Sono però ancora sotto per il meccanismo dei gol in trasferta. Ho capito. Ma così veramente no, sa. Ma non si può perdere così. Ma guarda lì, secondo pallonetto. Cosa devo fare il portiere? Che esco, si perde anche con questi visi, perde. Meno male se è fatto quel gol lì. È di 2-1. Si gettano in avanti, il pareggio non basta. Sale Zaha. A metri per andare. No, c'è anche la sfortuna. Finita. Siamo riusciti a passare il turno, ma quanta fortuna, ma quanto patimento, ragazzi. 2-2 risultato, diciamo, ma abbiamo fatto quel gol lì con casuale all'inizio che ci ha consentito di passare il turno. Mamma mia, quanta fatica. 2-1, però siamo riusciti a passare. Esultano, ma... Allora, prestazioni, lui, Cotru, ci ha permesso di passare il turno, ma non ha fatto niente proprio veramente. Demiral, il problema è che adesso bisogna fare qualche allenamento, perché altrimenti non si riesce a finire l'episodio, perché abbiamo troppi giocatori messi male. Allora, andiamo su, programma di allenamento, sono tutti rotti, ragazzi, e non ce n'è. Allenamento a tutti i giocatori. Questo è per quanto riguarda questo, ma poi c'è cambia programma, equilibrato sull'energia, ok, applica a tutti. Oh, hanno un po' recuperato e poi basta. Quindi avanza, vediamo un po', giochiamo contro il Trevor Super League. Chi è che se ne va? Ah, Zaniolo se ne va. Quindi siamo già in calciomercato. Zaniolo abbiamo ceduto.
era di rientro dal Tottenham. Dispiace a Zaniolo lasciare la Turchia, soprattutto lasciare il Mister Allegria, ma può darsi che in FC 25 lo ritroveremo al servizio del Mister. Allora, qui abbiamo un po' di chat, vediamo un po' chi c'è qui. Resoconto di Nembele chiamato dalla. Buongiorno, è venuto proprio dall'interno da parte. Abbiamo avuto delle lamentele da parte della squadra Tottenham riguardo lo scarso minuto del credito a Dembélé, ma già sempre, Gio, visto che la situazione non è cambiata, ci hanno fatto sapere. No, no, va via Dembélé, ma già a tutti i momenti è titolare. Ma porca miseria, chi è questo? Dembélé è scaduto il giocatore, è dato la squadra espulsa. Ritiene un evento valido, può cercare di tornare contro Pesce e magari un trasferimento a titolo definitivo. Ragazzi, abbiamo dei problemi. Muslera, salve mister, per non disturbare i ragazzi mi hanno chiesto di parlare. Siamo un po' più qua della direzione d'impresa della squadra. Sembra quasi che ci contenti del minimo risultato. Questo risultato si vincerà mai, hai ragione. Ho tutto sotto controllo. Non mangio. Va bene. Ragazzi, bisogna fare un po' di calciomercato perché abbiamo perso delle pedine importanti, però non è oggi l'episodio del calciomercato. Magari lo faccio per conto mio, poi ve lo racconto, anche se è caro, è carino, eh? Magari qualcuno suggerisca qualche giocatore interessante. Allora, strategia di squadra. Noi standard, lasciamola sta così. Avanza. Giochiamo di nuovo in casa. Cos'è questo? 7 gennaio. Quindi siamo già. Addio, oh, Dio mio. Vediamo un po'. Ci sono qualche calciomercato. Non siamo sicuri. Come è discusso? Bene, non è. Vediamo come. Allora, grazie al tuo programma di allenamento, Gouveg ha raggiunto il massimo di fili. A questo punto consigliere un piano di lanciato per salvare la lucidità. Va bene. Chi è questo? Va bene, vediamo. Ok, cerca il giocatore. Tete, mi si sto cercando un solito ruolo di ala destra. Può essere io. Mi dia l'occasione di dimostrarlo. È la tua occasione. Puoi cercare un solito avrà bisogno di. È chiaro, chiaro. Giochi te. È chiaro che giochi te al posto di quell'altro. Allora, Rosa, andiamo un po', come siamo rimasti ora? E che Kez? Coutrou, dovrebbe, è giù a lui, per forza. Oh, allora, io direi, mettiamoci in campo lui, Depay si lascia lì, difensore centrale, Ziyech la porta. Lo mettiamo in campo, poi ci abbiamo anche Oliveira. Allora, Tete dov'è? Tete gioca lì al posto di abbiamo perso due giocatori. Ah, Ziyech. Tete lo mettiamo in campo. Io però mettevo lui, eh. Oh sì, Ziyech. Tete ci vuole la punta, ragazzi. Ci vuole la punta. Andiamo a vedere se si riesce a prendere. Salva, se si riesce a prendere subito Balotelli. Trasferimenti. Vediamo un po' se Balotelli. Abbiamo qualche punta. No? Chi c'è di punta? Abbiamo preso punta 25. Beto. Questo è un bel giocatore, Mateus Cunha, Martial, anche Martial non è malaccio, velocità, tiro, non è forte fisicamente, ma Vidi, Doku, questo è veloce, e Timo Werner, 22 milioni, oh, Timo Werner si potrebbe anche prendere, buon Timo, velocità, ci vuole un giocatore, o Vardy, Vardy è più vecchio di me, Antonio, 3 milioni e 2, Vardy, stipendio 34, potremmo anche prendere un paio di giocatori per farli giocare. Questo vale 43, 96, questo piglia 34. Proviamo a vedere se si riesce a prendere. Attaccante lo fa, lui. Lo fa l'attaccante, veloce. E poi cerchiamo, allora, ancora, altri attaccanti ci sono. Questo costa meno, non si sa, questo non si sa, anche questo è veloce, 27 anni. Marzal 11.000, c'è stipendio, clausola rescissoria, troppo. Però vediamo un po', aggiungi, e questo qui invece, Vardy costa poco, lui costa troppo, però bisogna prendere anche un terzino, attenzione, un difensore, ci bisogna prendere anche, allora, vediamo un po', qui, Balotelli, vediamo un po' se si riesce a prendere, ma lo facciamo, dai, tanto se no, vediamo se si riesce, mettiamoli lì, poi vi racconterò, Belotti, oh, Belotti si sì. Belotti quanto costa? 14 milioni, 72, Andrea Belotti, ha 30 anni, 14 milioni, stipendio 57. Vediamo un po', anche lui mi interessa. Poi magari,
Tanto le metto qui, poi quando martedì ritorneremo sui campi di FC24 vi dirò che ho preso. E poi volevo prendere e vedere un po' Balotelli. Poi farò un po' una sorta di Balotelli. Eccolo qui. Un po' più vecchio lui. 3.000, valore 3.600.000, clausola recissoria. Anche lui, tiro, velocità è lentissimo, però c'è il tiro. Poi, l'avevo già messo? Ok ragazzi, questi sono i giocatori che, vediamoli insieme, i giocatori che urban mercato, che ci siamo visti, vabbè, lui ormai non viene più, Correa, anche lui, Ademi, Bonaventura, Koulibaly, difensore centrale, questo qui, quanto valore, contatta per acquistare, stipendio 61-27, però non possiamo comprarlo. Messi, un altro attaccante, valore 41, stipendio anche Messi, ragazzi, perdiamo un giocatore e ne prendiamo un altro, ci sono tante cosettine da poter vedere. Questo vale tanti vaini. Cucurella, no, io voglio un difensore centrale, valore di mercato 22 e gioca della, ok. Questi sono i giocatori. Belotti nella Roma, che qui ora ovviamente è andata al Como. Vediamo chi sarà. Tanto continuiamo. Esci. Ok, tanto continuiamo con la partita e giochiamo contro il Karagumir, il Karagumuruk, che è indietro a noi, ovviamente. Calcio d'inizio. Allora, vediamo un po' loro come sono. Non l'abbiamo vista. Va bene. Torna indietro, voglio vedere la squadra, relazione prepartita. Allora, loro giocano con 4-2-3-1, la squadra di Ceccherini, quindi abbiamo Biraschi, diversi italiani, Bertolacci, sapete, no? Emre, un altro giocatore che non è quello dell'Inter, è un altro, però un giocatore interessante. Nell'ultima partita hanno perso, però venivano da una vittoria che seguiva una sconfitta, Lasagna, c'è diversi giocatori italiani in campo, almeno 1, 2, 3, 4, anche Sirigu, insomma è una colonia italiana, ma sapete che in Turchia ci sono tanti giocatori ex o italiani o ex del campionato italiano. Noi invece giochiamo con la nostra solita formazione, ci mancano qualche pezzettino, però insomma qui Vinicius, la formazione è questa, giochiamo alle ore 17, il 7 gennaio, parzialmente sereno, l'arbitro è il signor Enis Balbay. Gioca partita, cerchiamo di vincerla questa partita qui, brutta la prestazione ultima, la squadra si è un po' ripresa, ha fatto un allenamento congiunto, vai! Vinicius credo sarà la sua ultima partita come titolare, poi lo metteremo in panca, faremo un sacrificio. Ovviamente di Lelia Dani, Super League scende in campo con questo match davvero tutto da vivere. Cornice di pubblico meravigliosa, può calciare in porta da lì. Oh, che errore di Depay, ha fatto tutto per conto suo, tanto si è messo il giacchettino perché va freschino, che errore di Depay, questo che vediamo con l'aiuto della grana, è nostra, non ci arriva, peccato. Coche insieme a Torreira al centro della mediana e due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Ecco l'11 iniziale con cui scendono in campo gli ospiti. Scelgono di schierarsi in campo con una variante forse più offensiva del classico 4-5-1 e tra l'altro anche il modulo degli avversari. La chiave Koke! E c'è il gol! Grande gol di Koke! La squadra titolare non ce n'è per nessuno. Poi questo è un giocatore fondamentale, Koke. È un giocatore fondamentale! Fondamentale per il centrocampo nostro. Fa la doppia fase, difende, attacca. È fondamentale, grande gol, 1-0, bisogna vincere il campionato, bisogna staccare le arti, grande gol ha fatto, ma poi più che altro è entrato dentro come una lama dentro il burro. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Zaha la tocca su Koke. Depay. No, sbagliato Depay. Su il pallone interrompe l'azione avversaria. Emre Mor. Bravo.
Porca miseria, ha perso la palla. Questo intervento. Ah! Coi piedi lui proprio. Norma del vantaggio. Mette fine all'attacco e recupera il pallone. Bravo! La marcatura. Lucas Torreira. Corri, corri Depay. Ha fermato l'azione d'attacco. Bravo, bravo Depay. Fuori, sarà fallo laterale. Palla recuperata, attenzione. Bertolacci. Entrata pulita e pallone recuperato. Azione che si fa interessante. No. Torreira! No, cosa ha sbagliato Torreira? Peccato Torreira. Altro bel giocatore, il soldatino. Doveva almeno prendere la porta. Primi 45 che stanno premiando fin qui la formazione di casa. Vedremo se le cose andranno avanti in questa maniera. No! Fallo arbitro! Il risultato è lì in bilico. Un solo gol di Vasquez. Al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Per vincere dovranno lottare su ogni pallone fino al triplice fischio. Questa è la mia impressione. Toto! Occhio al contrapiede qui. Ha perso il pallone. C'è un minuto ancora da giocare. Ah, peccato di Torreira. Il soldatino. Sotto. Non si parla. Come fallo? Dai, spalla a spalla. L'arbitro per questo intervento. Vergogna. Ci pensa lui spazzando. Prima frazione che finisce qui. Padroni di casa che si confermano davvero spietati davanti ai propri tifosi. Riescono ad esaltarsi come nessuno. Bella partita. Gestione della squadra, sono già tutto a posto, però io direi questo, guarda. Io mettevo Knezevic, lo voglio provare. Faccio un po' riposare Zaha. Dai. E va fatto giocare sto giocatore lì. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Riconquista un po'. Bravo. La Gnezvic. Può servire un compagno. Ah! Possesso, interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. C'era qualche dubbio sull'esito positivo della trattativa, ma alla fine sono riusciti a trovare l'accordo sia con il giocatore che con il club. È un ragazzo dalle indubbie qualità, ma soprattutto mi ha colpito la sicurezza con cui gioca, sembra un veterano. Se darà scol- e in area non può sbagliare da lì. No! Era un rigore in movimento. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Bertolacci. Toto. Prosegue la sua avanzata. Palla interessante, attenzione. Meno male, vai. Per il portiere qui. Vai Knezevic. Devono accelerare la manovra, Pier. Se continuano a giocare sotto ritmo è difficile. Bravo. Di riaprirla. Vai Cook. L'ho costruito finora. Lo certifica anche il dato sui tiri, lo vedi? Ah! Comunque aggrappati alla partita, un gol cambierebbe tutto. Peccato di. Corri, bimbo, corri! Cookie. Biraschi. Oh, ragazzi. Kurpelis. E poi la squadra si osa. Si dice si accontenta del 1-0, ma magari ci fosse sempre così. Non si tocca palla, evidentemente, anche se sono sotto nel punteggio. Perdono palla in fase di possesso. Via, cool. Vai Knezevic. Corri! Possibilità di contravere, attenzione.
Ecco Cocche. Preciso, attacco che si interrompe. Ancora poco dal triplice fischio, formazione di casa, un passo dal traguardo. Devono resistere ancora un po'. Attenzione, la palla buona in area. No! Che errore di Vinicius. Cocche ce la fa più. Che errore di Vinicius. Porca miseria. Area fuori gioco. Esce Cook, entra Kutlu, che ha preso il posto di Dembélé, che io sinceramente non ho capito perché se n'è andato. Dice gioca poco, gioca poco. Ancora 5 minuti da giocare. Splendido intervento difensivo. Ah! No! Dello spazio, palla verticale, attenzione. Mamma mia, cosa ha sbagliato? Non usciva il portiere. Errore. Ziyech, non usciva il portiere. Vedremo se avranno altre possibilità. Cosa ha sbagliato? Esce Ziyech, entra Rick Carlsford, l'ex Roma. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Non c'è più tempo. Meno male, vai, si è vinta 1-0. Anche qui abbiamo creato tanto, ma poi sotto porta abbiamo sbagliato tantissimo. Non è un caso se loro il migliore. Adesso vediamoci un po'. Anche oggi hanno dimostrato. Vediamo un po'. Altri 3 punti in cantiere. Allora, 1-0. Questo è il finale. Però era anticipo, quindi. Anticipo. No, la cosa no. Mamma mia. Allora, giornalista, sei riuscito a chiudere il match prima dell'intervallo? Le è piaciuto l'atteggiamento delle prove? Ma, insomma. Con una sola vittoria dobbiamo pensare alla prossima partita. Sì, dai. La morale non è molto, morale. Eravamo scesi in campo per vincere oggi, non mi interessa troppo analizzare la prestazione. Siamo già. Siete riusciti a togliere la squadra del Van stavolta, complimenti. Come stavolta? Perché la volta scorsa si è pareggiato. La squadra va, abbiamo spazzato via di dubbio, sono tutto con. I ragazzi hanno giocato bene, via. Diamoli un po' modo, perché il morale non è veramente, cioè, come uno si aspetta, Una volta che il valore. Crede che la squadra del abbia giocato bene? Con tanto punto risicato? Ah, queste domande. Ok. Non mi aspetto la spazio di genere da parte dei nostri avversari. Credo che nessuno sta tentando notato un pallone provando a applicarci una vita. Ok, siamo ora un pochino più messi meglio. Mister Allegria è un po' così. Dal suo alto da capelli rossi. Allora, vediamoci la prossima, gli ottavi finali di Coppa contro Trasport, il 10 gennaio, classifica, vediamo un po' la classifica, no, di questo no, ma del campionato, dovremmo essere in testa con un punto solo sul Fenerbahce, ragazzi, questa ci tallona dietro a 49 punti, quindi Fenerbahce, poi a 40 l'Antalyaspor e poi a 39 il Beşiktaş. E poi in maniera sorprendente il MKE a 33 punti, ma insomma diciamo che la lotta per la vittoria del campionato è tra noi e il Fenerbahce. Ragazzi, con questa immagine molto molto bella, perché siamo in testa alla classifica, vi saluto, vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana in generale. Alle 18 non perdetevi la nuova rubrica che curo con gli amici del canale, oggi troverete Corvo Bianco 22, poi Lothar e anche altri, Punto Stadio, analizzeremo a 360 gradi il mondo del pallone, del calcio, dalla Serie A alla Serie D. Oggi parleremo, in questo episodio pilota, della Serie A e della Serie B, quindi lasciamo un po' la Serie C e la Serie D per i prossimi episodi. Quindi vi aspetto alle 18 con l'amico Corvo Bianco 22, alias Vincenzo, che saluto e che ringrazio per aver partecipato. Noi ci vediamo invece appunto al 18 con questa nuova rubrica. Domani doppio appuntamento con The Football, quindi ragazzi, un fine settimana strepitoso, 5 video vi ho pubblicato, quindi datemi un po' di soddisfazione. E poi il solito tram della settimana prossima, e con FC24 ci vediamo martedì alle ore 9, sempre sul canale PG Passione Games. Ciao.